La cosa importante per quanto mi riguarda è la poesia. La poesia è fondamentale, quindi la fotografia o la pittura o il cinema o il video mi devono aiutare ad arrivare là. Posso dire che questa cosa qua ha una poesia. Ha poesia solamente se io la prendo in mano e mi metto a fare, a realizzare qualcosa. A me prendere questo in mano e mettermi a fare questa cosa qua per me è una rottura di scatole. Mi piace pensarla e basta. Cioè, Pasolini diceva: perché realizzare un'opera quando è bello sognarla solamente? Ecco, secondo me è fondamentale questa cosa. Quindi credo che il pensiero e la poesia siano proprio il vertice massimo della creatività. Questa è la casa dei nonni, dei miei nonni, che si chiamavano, cioè che si chiamavano, insomma, il cognome esiste ancora, Greggio. Era Greggio. Questa è la zona dei Greggio, famosa, cioè, sì. Tant'è vero che via Schiaparelli qua, questa via qua, si chiamava la via dei Greggio. Ecco, questa è la casa dove è nata mia mamma. E niente, quando è venuta a mancare mia nonna, cosa è successo anche? Che piuttosto di venderla ho detto dai, la prendo, la liquido gli zii e così l'ho fatta diventare uno studio 23 anni fa, nel 99, nel giugno del 99. C'è questo bel prato davanti, sì, insomma, qua, ecco qua. Riesco anche a fare gli incontri che mi piacciono tanto con amici artisti, scrittori, musicisti, ogni tanto suoniamo là fuori e quindi sì, anche un posto di incontri. Proprio dove mi siedo qua, leggo, scrivo, sono avvolto dai miei amici, sì, insomma, mi aiutano molto. Ecco, la vita dell'artista è una vita solitaria, quindi deve in qualche modo, aiutarsi, sentirsi, coccolato, accarezzato, sostenuto da qualcuno e loro capiscono, insomma. Ecco, capisco quando devo andare là, quando devo andare qua, quando devo andare là. Questo è fondamentale. La prima cosa che mi preme di dire è che io sono autodidatta, cioè io ho fatto il liceo scientifico, poi ho fatto architettura, non l'ho finita, ho fatto dopo qualche anno di filosofia, non l'ho finita, ma per quale motivo? Perché mi aveva preso troppo questa cosa qua. Io ho iniziato a dipingere e fotografare nello stesso momento, più o meno, avevo sui 15-16 anni. Con dei colori ad olio semplicissimi e con una macchina fotografica, la Pentax MS Super,
che mi aveva regalato mio padre. E ho iniziato in questo modo. Ho avuto i primi riscontri, vedevo che la gente, insomma, diceva: sei bravo, sai le solite cose, ovviamente dagli amici, dai vicini di casa, dagli zii, dai fratelli, eccetera, i primi riscontri. Allora insomma, questa cosa mi ha gratificato e ho continuato verso questa strada, però con interessi che ovviamente andavano appunto dalla filosofia, dalla letteratura, soprattutto il cinema. Il mio primo grande amore è stato Carlo Levi. Mi sembra strano, Carlo Levi non è che sia una persona. Però il Cristo si è fermato a Eboli per me è stato veramente uno shock. Avevo 16 anni, l'ho letto, forse perché mio padre era meridionale, proprio di quei posti, della zona dove Cristo si è fermato, appunto. Tanto è vero che dopo sono andato con la mia ME Super Pentax, avevo sui 18 anni, sono partito, sono andato a fotografare a livello antropologico proprio. E mi sono innamorato appunto della fotografia e allora Mario Giacomelli per me è stato proprio il punto di riferimento totale. Purtroppo il mio rammarico è quello di non averlo potuto incontrare, non sono riuscito a incontrarlo. E dopo mi sono innamorato di Roberto Rossellini. Insomma, io provengo da una visione molto realistica, che sembra strano col discorso che facevo prima della poesia, perché la poesia è una. Ma io trovo nel realismo, in un bambino con i pantaloncini corti, che magari cade per terra, eccetera, io ci trovo una poesia enorme, un bambino che salta sulle pozzanghere. Ecco, ci trovo, è là, in questo realismo. Ci trovo molta poesia. Io credo che Rossellini, De Sica, Giacomelli, Pasolini, siano proprio il vertice. Ecco, la pittura, vedi che ne parlo poco di pittura. Questo me lo sono sempre chiesto, perché io parlo poco di pittura, che però mi si conosce forse più, credo, per la pittura. I punti di riferimento pittorici ce ne sono molti, ma non sono credo così forti come il cinema, la letteratura, la poesia, la fotografia. E quindi forse per quello ne ho di molto importanti. Paolo Uccello, ad esempio, per me, le battaglie di Paolo Uccello sono il massimo. I bizantini. Allora, Giotto non posso dire di non amarlo, però mi rendo conto che Giotto ha dato una svolta, e anche qua mi contraddico, una svolta molto realistica, ma poco spirituale. Cioè, i bizantini erano spirituali, i bizantini ti mettevano di fronte le cose senza interpretarle. Giotto mi racconta troppo, mi prende per mano e io non voglio essere preso per mano, io voglio, voglio essere da solo di fronte a un'opera d'arte. Allora, la realizzazione dell'opera è in questa sede qua, è una sede, vabbè, insomma. Forse qua c'è un po' più. No, è disordinata anche questa, perché anche di là c'è un po' di casino. Però c'è un ordine, io so tutto. So tutto, come penso tutti gli altri artisti nei loro studi. Sì, qua realizzo un'opera. Quando io varco da di là la soglia prima di qua, mi sono già rotto le scatole, perché io non ho voglia di fare questa cosa. Oh, ragazzi. Dopo, quando vedo la cosa, dico, ah, però non è neanche male. Ecco, l'atto creativo, cioè la realizzazione, prima il pensiero, il concetto, diciamo, e poi portarlo a forma, prima contenuto e poi forma. No, prima forma e poi contenuto. Prima contenuto e poi forma. Ecco, la cosa fondamentale dell'atto creativo, secondo me, è che è un atto antidemocratico.
cioè quello che penso io, tu non mi puoi dire, venire qua e dirmi, ah, ma qua puoi fare bianco, nero, questo qua. No, allora vai fuori, quella è la porta e vai fuori. Dopo, quando io lo espongo, adesso che tu lo vedi qua adesso, è esposto, tu mi puoi dire, mi fa schifo, non mi piace, qua è fatto male, qua. Ok, perché l'ho esposto, quindi sono nudo di fronte all'opera. Qua c'è, ad esempio, queste opere qua, sono opere che ho fatto dal 14 al 18, e è una serie che si intitola La prigione del segno. È proprio una ricerca sul segno, ho scritto anche un testo che spero venga pubblicato, che si intitola La prigione del segno, con un sottotitolo che è Fallimento di un'utopia, perché comunque l'opera d'arte è un fallimento, cioè è sempre il tentativo. Almeno per quanto mi riguarda, di dare vita a qualcosa, però è fallito già dal momento in cui lo inizia. Però è questa utopia che fa andare avanti l'artista, insomma, il creare qualcosa che possa essere vivo. Queste cose qua, ad esempio, come vengono create? Facevo disegnare a qualcuno dei segni, ma senza ci fossi io. Veniva qua, faceva dei segni. Dopo, quando tornavo io, allora attraverso quei segni cercavo di dare una forma, ma quei segni per me erano un evento a cui non avevo mai, come si dice, partecipato, non c'era qualcosa di partecipato. E quindi dopo creavo queste forme. Quando io uso la macchina fotografica, mi devo porre nei confronti della realtà con il mezzo che uso. Cioè, è ovvio che la macchina fotografica mi fa morire quell'istante mentre faccio il click. Io so perfettamente che quell'istante che riprendo, che ritraggo, in quel momento è morto. Ma perché c'è un mezzo tecnico che mi pone di fronte, che tra me e la realtà. Quindi il linguaggio e il mio approccio alla realtà è completamente diverso, perché è più tecnico, tecnologico, cioè devo pormi con una tecnica completamente diversa da questa. Ma perché c'è un mezzo tecnico, ribadisco, c'è un mezzo tecnico che si pone come filtro tra me e la realtà. Qua invece c'è la mia mente e il mio braccio che mi fanno costruire. Io non, con la macchina fotografica posso fare la composizione. Parliamo sempre di fotografia non artistica, cioè dove si crea il set, eccetera, ma fotografia più da reportage, insomma. Quindi sono cose diverse anche qua, i linguaggi sono diversi. Ecco, la cosa che mi interessa a me nella fotografia, ad esempio, è quello che diceva Bart, una camera chiara, quando lui è andato a casa di sua madre. Morta da poco, è andato, sai, si guidano i mobili, eccetera. Lui ha tirato fuori questo album di fotografie dove c'era sua madre e sfogliandola vedeva sua madre in varie posizioni, varie età, eccetera. E diceva: ma questa non è mia mamma. Io lo vedo, no, non è mia mamma, questa non è mia mamma, questa non è. A un certo punto è venuta fuori una fotografia di sua mamma da piccola, cioè lui non conosceva, non ha mai conosciuto sua madre da piccola. E si è fermata e ha detto: questa è mia mamma. Ecco, la fotografia, secondo me, è valida quando si arriva a quel punctum. Lui la chiama il punctum. Questa è una matrice xilografica, cioè tutta incisa. È incisa su compensato, insomma, su multistrato.
incisioni. È un lavoro di 5 metri per 2,60, ovviamente non lo puoi vedere tutto perché sarebbe molto più grande, anche verso l'alto. Si intitola Angelus Novus. Cosa rappresenta? L'Angelus Novus, cioè quello che diceva Beniamin, cioè che il nuovo angelo è quello che ha alle spalle un passato enorme, ma che ha il vento di questo passato che lo porta attraverso le sue ali verso la visione di un futuro. Cioè, è un uomo nuovo, in parole povere. Sarebbe una specie di oltreuomo nicciano. Non confondiamo col superuomo, un oltreuomo. Cioè, un uomo che è poeta, che ha un linguaggio poetico, heideggerianamente. Adesso qua si va un po' sullo specifico. Però, insomma, ha un linguaggio poetico. Noi, quando ci si incontra, come dicevo prima, e ci si confronta, quando riusciamo ad avere questo interplay jazzistico, riusciamo a farlo solamente se abbiamo un linguaggio poetico. Cioè, ci togliamo le scorie, ci togliamo la polvere di dosso, questa cultura pesante che ci affligge, queste valigie che ci portiamo dietro pesantissime. E questo è l'Angelus Novus, con un passato stupendo, se sappiamo vederlo, con una storia, con un presente e con un futuro. Che l'arte non riesce a sconfiggere la morte, ma magari riesce a distrarla per qualche attimo, ecco, quello là. L'importante è quello.